Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel percorso che porta tutti i pellegrini alla cella numero 1. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi con il testo di Padre Marcellino Jasenzariro, il primo volume, Padre Pio, profilo di un santo, proprio perché ce ne sono 3 di volumi di Padre Marcellino che ha raccontato tante testimonianze, tanti straordinari racconti. Oggi vogliamo raccontarvi come Padre Pio veniva visto dai suoi confratelli, cioè chi viveva con lui aveva comunque una certa familiarità e veniva così colpito, questo lo hanno raccontato tutti i loro confratelli, da una grande umiltà che risaltava anche negli avvenimenti più semplici della giornata. Allora, che cosa succedeva? Ad esempio, Padre Marcellino ci fa proprio degli esempi pratici con dei frati, ad esempio Padre Odorico D'Addario. La sua vita, scrive, di cappuccino, era così umile e nascosta che se non vi fossero stati in lui fatti straordinari, noi non ci saremmo neppure accorti che fosse tanto superiore agli altri. Padre Giuseppe Pio Martin, questo frate americano, l'atteggiamento di Padre Pio era sempre umile, sia che egli trattasse con persone semplici, sia che si trovasse con delle persone elevate. Non dava mai credito alle grazie che gli attribuivano. Nel mio primo incontro nel 59 sono riuscito a distinguere Padre Pio soltanto dal fatto che portava i guanti, ma per il resto era come tutti gli altri frati. Padre Tarcisio Zullo, gli atteggiamenti del santo li ho riscontrati sempre semplici e mai ricercati. Diceva a chiunque con candida semplicità che era il figlio di un contadino. Padre Rosario Dalli Minusa, che è stato anche qui guardiano per diversi anni. Ricordo che una volta Padre Eusebio, che godeva di una piena confidenza con Padre Pio e che con tanta devozione filiale lo serviva giorno e notte, gli disse scherzosamente, non ricordo più a che proposito, ma gli disse: che si crede, padre spirituale, che qui ci sia solo lei, quale persona importante, ci sono pure io. Questo era padre Eusebio. E padre Pio prontamente rispose: io prego di credere, rispose padre Pio, io non sono mai stato una persona importante. E poi ancora, padre Innocenzo Cinicola Santoro, guardando padre Pio come si muoveva nella vita di fraternità, scrive: con i confratelli non si considerava superiore agli altri e verso i superiori aveva la massima venerazione. Lui ha conservato sempre, anche nei gesti di deferenza, le consuetudini contratte durante il periodo di noviziato, cioè inchinarsi e inginocchiarsi.